Bentrovati bambini, siamo pronti per il nuovo lavoretto di questa settimana? Ricordiamo subito il materiale. Due cartoncini colorati, tre cannucce, un bicchiere di carta, una colla stick, forbicine dalla punta arrotondata, scotch trasparente, una matita e un uniposca nero. Bene, allora cominciamo subito. Sigla! Bene bambini, ci basterà un pezzettino di cartoncino. Per prima cosa iniziamo a disegnare la sagoma del nostro disegno. In questo caso io farò la testa di un pulcino. Anche se avete il cartoncino di colore diverso, non importa. Possiamo fare un pulcino anche colorato. Rosa, azzurro, bianco, nero. Ok, semplicemente solo la sagoma. Ora qua di fianco facciamo anche le ali. Io direi il becco lo tagliamo qua ad angolo. Ecco qui, perfetto. Iniziamo a tagliare. Forbicine dalla punta arrotondata come sempre. Andate con calma, seguite perfettamente la linea della matita. Quasi fatto. E questa è la testa. E ricominciate. Tagliamo anche le ali. Facciamo zig zag per le piume. Prima ala, quasi fatto, ecco qui la prima ala, andiamo con la seconda ala, potete scegliere voi le dimensioni. Zig e zag, l'ultimo zig e scendiamo. Anche la seconda ala è stata fatta. Adesso prendiamo questo angolino che poi sarà il becco e tagliato. Anche il becco è stato tagliato. Ora al becco facciamo due puntini, i forellini del naso. Oh, perfetto. Adesso spostiamo un poco questi, prendiamo un pezzettino di cartoncino bianco per fare gli occhi del nostro pulcino. Facciamo due occhi belli grandi, uno, e questa è la pupilla, e un po' più distaccato facciamo l'altro occhio, due, e questa è la seconda pupilla. Adesso andrò a ricalcare con l'uniposca, voi potete usare l'uniposca nero oppure un pennarello. Coloriamo all'interno le pupille ed ecco fatto gli occhi. Adesso andiamo a fare il guscio.
il guscio che andrà sulla testa, il mezzo guscio che andrà sulla testa del nostro pulcino. Basterà una striscia. Allora, andiamo a disegnare il nostro mezzo uovo, prendiamo un pochino la misura della testa del nostro pulcino, lo facciamo leggermente più largo e più alto. Ok, facciamo zig zag del guscio rotto anche qui. E andiamo a ritagliare. E qua si torna a fare zig zag con le forbici. Sempre attenzione alle dita, bambini. La prudenza, si dice, non è mai troppa. Oh, ecco. Potete farne anche meno voi di zig zag, di lineette, seguite sempre le linee della matita, e zag, e zig, e zag, e sa, tagliamo tutto, spostiamo questi che non ci servono. Rifiniamo. Ah, perfetto. Oh, benissimo. Mettiamo da parte le nostre forbicine per un attimo. Aspettiamo che si asciughi ancora un po' l'uniposca da lì. Prendiamo le nostre tre cannucce. Non importa il colore. Io ho scelto queste nere, sono in plastica ma biodegradabile, bambini. Cannucce biodegradabili. Adesso cerchiamo di tenerle unite e prendiamo un po' di scotch. Strappiamo, ecco, tagliamo un pezzettino di scotch. Prendiamo le cannucce. Guardate, ecco qua, perfetto. Adesso spostiamo un attimo le cannucce e prendiamo il nostro bicchiere di carta, pieghiamolo un pochino, prendiamo le forbicine, guardate bene, e facciamo un taglietto qua di lato. Ah, facciamo un altro taglietto giù, facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, cerchiamo di seguire la linea. E zac, e zac. Adesso premete sui taglietti che abbiamo appena fatto, così e così. Vedete all'interno? Adesso con le forbicine andiamo a tagliare dentro, in questo modo. E uno, e due, fuori uno. Tagliamo anche di qua. E uno, e fuori due, perfetto. Dobbiamo fare un buchino anche sotto il nostro bicchiere. Possiamo usare la matita, se avete la punta alla matita ancora meglio. Tenete il bicchiere fermo. Ecco qui, senza pericolo. Perfetto. Cerchiamo di allargare il buco anche dall'interno. Ok, bambini. Spostiamo un attimo il nostro bicchiere. Andiamo a prendere gli occhi che abbiamo disegnato prima. Si saranno asciugati. Ok, perfetto, andiamo a ritagliare anche i nostri occhietti.
del nostro pulcino. Ripeto, voi potete fare anche qualcos'altro, non per forza il pulcino, potete fare un gattino, un cagnolino, ma perché no, la mamma o il papà, potete disegnare la sorellina, il fratellino, un amico, una pianta, qualunque cosa, insomma. Attenzione qui, che dobbiamo girare tutto intorno all'occhio. E voilà, ecco fatto, qua ci sono gli occhietti. Spostiamo questa che non ci serve. Prendiamo la colla stick, ecco qui. Prendiamo la testa del nostro pulcino, il guscio, e incolliamo di più verso la parte centrale del nostro guscio. Guardate. E poi la parte che si attaccherà alla testa del nostro pulcino. Non importa se che facciate tutto quanto il guscio, perché una parte resterà fuori, non dovrà essere attaccata. E voilà! E questo è il guscio del nostro pulcino. Ora incolliamo anche gli occhi. Sistemiamo un po', altrimenti facciamo un po' di disastro se mettiamo gli occhi in modo strano. Ecco qui, prendiamo il becco del nostro pulcino. Ecco fatto. Posiamo la colla. Prendiamo un altro pezzettino di scotch. E tagliamo. Prepariamocelo qui al bordo della nostra scrivania. E tagliamo altri due pezzettini, così ce l'abbiamo già pronto. Un altro e abbiamo fatto, e tre. Perfetto. È arrivato il momento di prendere le nostre cannucce, quindi prendiamo le cannucce e mettiamo ogni cannuccia in ogni buco. Pieghiamo una, pieghiamo due, quelle ai lati, la terza che rimane lunga la mettiamo nel buchino qua sotto. Ora con calma cercate di mettere le cannucce nei buchi che abbiamo fatto al bicchiere. E due. Sistemiamo lo scotch, sistemiamo la cannuccia. Adesso prendiamo la testa del nostro pulcino e mettiamola qui sulle tre cannucce. Girate il bicchiere, prendete un pezzettino di scotch che abbiamo tagliato prima e incolliamo da dietro la testa del pulcino alle cannucce. Uno, e viene così. Prendiamo un altro pezzettino di scotch, tagliamo un pochino le cannucce laterali. Ecco, se succede quello che è successo a me, che si stacca la testa, non vi preoccupate, perché adesso mettiamo un altro pezzettino di scotch. Perché vi potrebbe capitare? Questo succede quando non usate abbastanza scotch per attaccare
le cose. Infatti non mi basta neanche questo, fortunatamente ho l'altro pezzettino di scotch. Ed ecco fatto! Perfetto, adesso non si staccherà proprio mai più. Non si staccherà mai più. Si spegniamo qui dentro. Prendiamo le ali. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per attaccare la testa. Attaccheremo le ali allo stesso modo, quindi con il pezzettino di scotch dietro le cannucce laterali. Via le forbici. Ecco, prima ala. Giriamo il nostro pulcino. Fate aderire bene lo scotch alla cannuccia, al cartoncino. E prendiamo la seconda ala. Perfetto bambini, il nostro giochino è finito. Anche il lavoretto di oggi è terminato, io vi aspetto la prossima settimana con il prossimo lavoretto. Vi dico già cosa ci servirà, come sempre, del cartoncino bianco, altri due tipi di cartoncini di qualunque colore voi vogliate, della colla, dello scotch e delle forbicine dalla punta arrotondata.